a quello che è successo per il campionato 2015-2016, che abbiamo aspettato l'ultima partita del campionato, 14-15, l'ultima partita di campionato per rimanere in Serie B, dove era arrivato a tal proposito, e poi c'è stato un crescendo del risultato degli anni successivi. Domani si ripete l'evento. Ma speriamo, ce lo auguriamo tutti quanti che sia di buon auspicio, insomma, ripetere quello che è stato fatto. Tu all'Ascoli non c'è per motivi fisici, diciamo. Di questa squadra viene qua che è tranquilla, la giunta della salvezza. Le squadre che giocano una partita in una posizione di assoluta tranquillità sono pericolose. Io ho visto l'Ascoli nelle ultime partite, dopo che ha centrato l'obiettivo della salvezza, a giocare in maniera spensierata, proporre un ottimo calcio, e sono sicuro che verranno qui per fare la loro partita, per cercare di concludere al meglio questa stagione, e noi non dovremmo farci trovare pronti e non pensare nient'altro che a fare la nostra partita e a vincere. Posso, non a caso la società ha deciso di portare in conferenza stampa in questa ultima partita il capitano, che è l'emblema di quello che è uno spogliatoio che quest'anno, insomma, ha rappresentato soprattutto in girata di ritorno la forza di questa squadra. Tu sei il frontman, il frontman di questa squadra. Insomma, vuoi dire qualcosa? Ringraziare, non so, i tuoi compagni, non so, fare un piccolo resoconto. È stato un anno particolare, un anno difficile, soprattutto nella prima parte della stagione. E abbiamo avuto delle difficoltà, questo è evidente, e da queste difficoltà abbiamo saputo stringerci e ricompattarci e credere di più in noi stessi e venire fuori da una situazione che si era messa veramente male. E sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei compagni, il mister, perché partire da ultimi in classifica, recuperare è veramente, veramente difficile, soprattutto a livello mentale. E abbiamo dimostrato di essere un gruppo, di avere un'anima, di non arrenderci, e sono orgoglioso dei miei compagni, ripeto. Grazie. In questa partita non c'è da pensare al rivolto, non c'è da pensare alla serenità. C'è da pensare a se stessi. Questo non avete discusso? No, non abbiamo discusso perché non serve. Nel senso, noi dobbiamo impostare la partita come abbiamo sempre fatto nel girone di ritorno, ossia attraverso il nostro calcio cercare di raggiungere la vittoria senza pensare veramente a niente, perché poi diventa pericoloso e diventa dispersivo a livello di energie mentali, e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo andare in campo, fare la nostra partita con grande decisione, grande lucidità e portare a casa i tre punti. Giovane Alex, il pubblico domani sarà sicuramente in massa allo stadio, però ecco, appello anche alla gente che solitamente, insomma, non è quella che poco incoraggia, fa solo da spettatore, cioè essere come tutti quanti insieme, praticamente un solo gol, un solo primo. A me è interessato vedere chi c'era allo stadio quando eravamo ultimi in classifica e ci sosteneva. Questo mi ha dato grande forza e grande gioia. E fa piacere che domani lo stadio sia pieno, però mi ha fatto più piacere vedere chi ci sosteneva nei momenti di difficoltà. Altre domande? So. Sì, sono d'accordo. Prego. Le emozioni di quest'ultima volta? Ma più che emozione è preparazione, perché non possiamo sbagliare e dobbiamo essere lucidi, non dar spazio a emozioni, a pensieri, a paure, non dar spazio a niente, pensare solo al campo. Alex, dal punto di vista di un calciatore, tu sei navigato, sei comunque un leader, sei capitano, però queste stagioni, cioè stagioni di questo tipo, che cosa danno a un calciatore? Fanno crescere, fanno maturare, oppure possono al contrario magari destabilizzare? Ma la nostra storia recente dice che siamo abituati a soffrire nel bene, nel male, ma comunque siamo una squadra che dà emozioni, ecco, e questo non ce lo può levare nessuno. E ormai ti fa crescere sicuramente, i momenti di tensione, ti fanno crescere, ti fanno maturare, ti fanno vivere i momenti successivi con più lucidità, soprattutto quando il gioco si fa duro, insomma. Io l'avrei supposto, però vabbè.
domani, dopo. A posto? Sì. 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 Sì.